Super Friend. Radio 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 Super Friend. Ciao da Emma e Greta. Stiamo trasmettendo dalla scuola Tuveri d'Andaccio a Cagliari e state ascoltando i podcast I Love Manga. Innanzitutto, in che periodo è nato il genere manga? Si pensa che la primissima forma di manga sia nata attorno al XI secolo, quando venivano usati i rotoli di pergamena e maki per disegnare caricature di personaggi che spesso erano animali selvatici, antropomorfi, come ad esempio rane o conigli. Chi è stato il primo a fare questo genere di disegni? Ci sono stati diversi disegnatori nel XV secolo. È difficile risalire al primo in assoluto, ma sicuramente uno dei più importanti è stato Katsushita Okusai. Lui ha proprio inventato la parola manga. Il termine indica proprio disegni senza uno scopo. Ci vorranno altri due secoli prima che questa parola diventi famosa come la conosciamo oggi. Che differenza c'è tra i manga e i fumetti? Spesso si fa confusione. Innanzitutto il formato dei manga è leggermente più piccolo dei classici fumetti. I manga sono solitamente tascabili e hanno più di 100 pagine. Una delle cose più curiose è che si leggono da destra verso sinistra. Un'altra delle particolarità che li differenzia dai fumetti occidentali sono i colori. Nei manga viene colorata solo la copertina e qualche inserto all'interno. Per il resto la quasi totalità dei manga è in bianco e in nero. Questo è il motivo per cui vengono usati diversi effetti di ombre e sfumature. Come si può riconoscere lo stile di disegno dei manga? Lo stile più classico è rappresentato da occhi molto grandi, nasi piccoli e teste rotonde. Anche i corpi spesso non hanno proporzioni realistiche. Comunque anche per il manga esistono tantissimi stili diversi e talvolta troviamo anche opere con un tratto più simile a quello delle figure reali. Chi sono i disegnatori più famosi? I disegnatori di manga vengono chiamati mangaka. I più conosciuti sono Osamu Tezuka, il creatore di Astro Boy. Poi Eiichiro Oda, che ha disegnato One Piece. Akira Toriyama, il disegnatore di Dragon Ball. Masashi Kishimoto, che invece ha creato Naruto. E Rumiko Takahashi, ideatore di Inuyasha e Ranma. Koyoharu Gotouge, autore di Demon Slayer. Aurichi Fudurate, autore di Haiku. Ma i nomi sono davvero tanti e fare un elenco completo è impossibile. Quali sono i tuoi manga preferiti? Haiku, l'asso del volley, un manga che parla di pallavolo. Demon Slayer, che invece racconta storie di cacciatori di demoni. Shadow House, parla di una bambola vivente che aiuta uno dei tanti padroni della casa che sono fatti di puligine. Ci sono personaggi che ti piacciono o altri che non sopporti? Dai manga Demon Slayer mi piacciono molti personaggi come Nezuko, Muichiro Tokito, Inosuke, Akaza, Doma, Nakime, Rui, Enmu, Anteku e Daki. Sempre da Demon Slayer il personaggio che mi piace meno è Sanemi Shinazugawa. Dal manga Haiku mi piacciono Hinata, Kageyama, Tanaka, Shimizu, mentre non mi piace tanto Naruto. Siamo arrivati alla conclusione della nostra rubrica. Se questo podcast ti è piaciuto, seguici e commenta su questo canale YouTube. Da Emma e Greta è tutto. A presto! Ciao! Ciao. Radio Super Friend! 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 Radio Super Friend!